Ciao ragazzi. Allora, è da un po' che non ci sentiamo, che non ci vediamo, che non faccio video di questo tipo, ma questa è un'occasione un po' particolare perché segna per me un cambiamento abbastanza importante per quanto riguarda le periferiche per la simulazione di guida. Molti di voi non aspettavano altro che l'unboxing e ovviamente poi la mia recensione e la prova di questo accessorio qua, che è il Fanatec Podium Racing Wheel F1 compatibile con PlayStation 4. Quindi io non vi faccio più aspettare, lo apro per la prima volta davanti a voi. Ovviamente è arrivato in un cartone Fanatec, tipico Fanatec, molto ben imballato, UPS sono stati velocissimi considerato che l'hanno spedito il 19, è arrivato oggi a mezzogiorno con il weekend di mezzo, devo dire che sono stati molto bravi, con quindi per me 4 giorni di anticipo rispetto alla data prevista. Quindi andiamo subito a vedere, intanto confezione molto bella, lucida, un colore spettacolare, molto pesante ragazzi, veramente presentato molto bene, con i pulsanti di sicurezza. Andiamo a sbloccarlo e andiamo a scoprire questo gioiellino. Si apre semplicemente così, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. È un qualcosa di eccezionale. È veramente spaziale. Mamma mia, ragazzi. Pesa una tonnellata. Andiamo subito al sodo. Aspettate, prendo la telecamera perché vi faccio vedere. Ragazzi, cioè, è bellissimo, bellissimo, pesantissimo. Cioè, la finitura, ragazzi, è un qualcosa di bestiale. Ma allora, ragazzi, parliamo della finitura. Allora, c'è una specie di carbone, di fibra di carbonio con tutti i collegamenti dietro. Veramente, intanto pesa un botto, ragazzi. Mi pare che siano 14 kg. È un qualcosa di eccezionale. Il volante ha una finitura che veramente non mi aspettavo. Sentiamo insieme. Mamma mia, una. Qui ci sono i joystick, i joypad, qua c'è una specie di. Mamma mia, ragazzi, sono impressionato dalla qualità, ragazzi, sono impressionato realmente. Cioè, le immagini non rendono giustizia, è proprio bello, è veramente fighissimo. Io, cioè, sto condividendo con voi la prima apertura, sono le 2:30, è arrivato 2 ore fa. E voi potreste dirmi perché non l'hai aperto subito? Perché avevo altre cose da fare, sono impressionato, la finizione è mostruosa, veramente bellissimo. Che fermezza anche il volante, aspettate che lo metto dritto così. Mamma mia. Che leggerezza, ragazzi, mamma mia. Non ho parole, non so cosa dire, ragazzi. Cioè, parla da solo sto volante qua. Certo, ovviamente ha il suo prezzo e voi lo sapete, non mi invento nulla, però ce li merita. Cioè, solo così, guardate, li merita. Ora, ovviamente, lo vado a montare, lo provo, ci farò anche un video, ma c'è sto profumo di nuovo poi. Allora, a parte il volante, allora andiamo a vedere cosa c'è nella scatola comunque. Allora, c'è. Allora, c'è tutti i pulsanti che si possono andare a cambiare, ovviamente. C'è la presa per americana, all'interno c'è l'alimentatore con tutti i cavi, ovviamente. Vabbè, ragazzi, non li tiro fuori, non, è un alimentatore, non è che vi, un alimentatore, non è che. E i pulsanti qua per andare a cambiarli, se questi della PlayStation non vi vanno bene. Poi c'è la Quick Guide, più ovviamente ci sono i, come si chiama? Gli adesivi. Qua c'è la chiave per sbloccare il torque, c'è il gel per. Ma ragazzi, sono veramente impressionato perché le finiture sono mostruose.
La fermezza dei pulsanti, non lo so, anche sto blu mi fa impazzire, sarò io, ma senti qua. Mamma mia, ragazzi, c'è cioè, sto quick release, sto blu. A livello di dettaglio tecnico, cioè, cosa potrei dirvi? Allora, si può agganciare lateralmente oppure da sotto, perché ci sono anche qua 5 viti, sono delle M8 che non ho neanche, dovrei andare a prendere con il quick release qui. Che dirvi, ragazzi? Cioè, raramente sono stato così impressionato dalla qualità di un prodotto, specialmente quando riguarda un accessorio per la guida. E devo dire che qua Fanatec veramente ha fatto qualcosa di eccezionale, almeno a livello visivo. Io penso che qualsiasi altra parola sia inutile in questo momento. Abbiamo fatto l'unboxing, abbiamo visto le poche cose che ci sono, e comunque il prodotto è eccezionale. E io quello che vi dico, ragazzi, che non vedo l'ora di montarlo e di provarlo e fare la mia personale recensione. Io, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito, per aver scoperto insieme a me questa bellezza di Fanatec. Non sto parlando di prestazioni d'altro, sto giusto parlando di quelle che le prime impressioni da Kitto su un unboxing, che non si fanno, almeno per quanto mi riguarda, non ne faccio spesso di questo tipo. Devo dire che la realizzazione, la fattura è molto 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 ben realizzata, anche questo Alcantara, che sono già abituato comunque. E quindi vi rimando al prossimo video in cui andrò a testarlo. Ragazzi, sono veramente impressionato, non mi viene altro che da dire bravo, bravi a Fanatec, perché hanno fatto un prodotto, almeno per adesso, a livello visivo eccezionale. Quindi noi ci vediamo prestissimo. Io vi invito, come al solito, a lasciare un pollice in su se queste mie impressioni del fatto che sono impressionato positivamente vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, così sarete aggiornati appena farò un video in merito a questa bellezza. E noi ci vediamo prestissimo. Anzi, questa sera potrete ascoltare il mio commento per il campionato SPS, in cui saremo in Francia questa volta. E ragazzi, mi sa che corro a montarlo. Ci vediamo presto. Da Fabrizio è tutto. Ciao!